Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: il celeberrimo tenore italiano è rimasto vittima di un episodio gravissimo. Andiamo a scoprire insieme cosa gli è successo. La notizia di queste ore vede il tenore al centro di una brutta vicenda, nei confronti della quale per il momento non ha speso parole. Per lui è stato una sorta di fulmine a ciel sereno, dato che mai si sarebbe aspettato una cosa del genere. Solitamente Bocelli è abituato alla luce dei riflettori per merito del suo immenso talento con il quale ha letteralmente stregato il mondo intero. La sua voce è un patrimonio del nostro paese, un vanto per l'Italia e per tutti gli appassionati di musica. Nel corso della sua brillante carriera ha collezionato un successo dietro l'altro, grazie sia alla sua bravura ma anche grazie al duro lavoro ed all'impegno che ha sempre messo in ciò che fa. Soltanto l'anno scorso si è esibito in due palcoscenici importantissimi. Nel mese di giugno ha cantato Nessun dorme in occasione della partita inaugurale dei campionati europei di calcio. A settembre si è invece esibito con The Prayer durante la cerimonia di apertura di Expo 2020 Dubai. Andrea Bocelli, drammatico risveglio per il grande artista. La notizia che si sta rincorrendo in queste ore riguarda da vicinissimo il tenore e la sua famiglia. Purtroppo, infatti, alcuni ladri si sono introdotti nella villa in fase di ristrutturazione del cantante, ubicata presso Fort dei Marmi. L'entità del bottino accaparrato dai malviventi non è stata rivelata, pertanto è impossibile stimare i danni arrecati allo sfortunato artista nato in Toscana. L'allarme è stato lanciato dal personale di servizio che, nella mattinata del 1 maggio, ha notato che l'ingresso era stato forzato. Non è la prima volta che Bocelli vive una situazione gravissima come questa. Qualche anno fa, infatti, dei furfanti erano riusciti a scavalcare la recinzione posta nel perimetro della villa. In quel caso, per fortuna, la chiamata di Andrea alle forze dell'ordine è stata fondamentale, con i ladri che non hanno potuto rubare nulla dall'abitazione. Per il momento il famosissimo tenore italiano non ha proferito parola sull'argomento. Forse potrebbe essere ancora piuttosto scosso da quanto accaduto, motivo per cui preferirebbe mantenere il silenzio. Stando a quanto riportato da ilmessaggero.it, sembrerebbe che i malviventi non abbiano trovato molto da arraffare all'interno della casa. Come già detto poco fa, infatti, la villa è in fase di ristrutturazione, ragion per cui nelle varie stanze non si trovavano oggetti o arredi di valore. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.